Allora, amici del tubo. Allora, amici del tubo, avrete sicuramente sentito parlare di questo omicidio che è avvenuto nel Texas, di questa strage più che altro, in una scuola del Texas, ad opera di un diciottenne, credo di origine messicana. Che praticamente ha deciso di entrare in questa scuola elementare e di fare fuori un bel po' di gente. Allora, chiaramente subito questa cosa è balzata subito sulle cronache, chiaramente. Ecco qua. Però, come al solito, il mainstream fa sempre le sue analisi politicamente corrette, che secondo me non c'entrano mai proprio il problema. Non c'entrano il problema. Allora, questo ragazzo era comunque sicuramente una persona disagiata, quindi veniva da strati sociali abbastanza problematici. Allora, io leggo, rapporto conflittuale con la madre, tanto da vivere con i nonni. Mi sa che la madre fosse tossicodipendente, stava pure in carcere, se non sbaglio. Quindi, tanto da vivere con i nonni. Padre mai presente nella sua vita. Ecco, già questo ci fa capire molto. Per cui, poi è un ragazzo che, da quello che ho capito, aveva anche problemi di identità di genere, se così lo vogliamo chiamare, che questa è sempre una conseguenza di tutti questi disastri che poi combinano gli adulti, purtroppo. Perché questo ragazzo è cresciuto, diciamo, in un ambiente, in una situazione molto, molto problematica. Molto problematica. Poi non so, la madre mi pare che, se mi ricordo bene, la madre sta anche in carcere. Il padre, insomma, non l'ha mai visto. Insomma, tutta una serie di soliti casini. Però ovviamente il mainstream si è soffermato su questa cosa delle armi. Ok, allora, le armi, sì, l'arma sicuramente è stato il mezzo, anche se comunque io, volendo, se io voglio fare una qualche strage, io l'arma me la procuro anche dove... Non, dove le armi non sono legali, non si possono comprare. Ci sono anche altri, comunque, quello che ha detto Bidon, un'altra balla, che solo là ci sono, invece non è vero, perché mi risulta che anche, per esempio, in Norvegia, ci sono altri stati dove le persone detengono armi. Io sono d'accordo con l'arma per la legittima difesa, sinceramente. Cioè, se io rimango sola in casa, per esempio, come mi capita spesso, per giorni e giorni, e magari ho dei bambini piccoli e uno mi entra in casa la notte, io sinceramente devo potermi difendere. Quando mi vengono a dire sì, chiami la polizia, chiamo la polizia, ma se quello sta là, magari che mi punta una pistola, non è gli posso dire scusa, aspetta un attimo, chiamo la polizia, cioè che intenzioni ha, che vuoi fare? Chiaramente io credo di dovermi difendere. Chiaramente poi ognuno è normale, poi il pazzoide lo trovi sempre, l'uso improprio di qualsiasi cosa si può fare. Io anche con il martello che ho in casa per appendere il quadro posso teoricamente fare una strage, anche con quello in teoria lo posso fare. Quindi non è questo il punto non sono le armi, perché loro il politicamente corretto cerca sempre di sviare la cosa verso quello che gli interessa alla fine. Ma il problema non sono le armi, evidentemente. Anche noi abbiamo visto che, per esempio, in Draghistan ci sono zone d'Italia, sud Italia, dove c'è la camorra e tutto quanto, che le armi ce le ha tranquillamente. Quindi io mi posso tranquillamente procurare un'arma, anche se non è legale. Chiaramente, lo posso fare tranquillamente. Lo sappiamo tutti che si può fare questa cosa. Quindi il problema non è l'arma, e poi tante stragi sono state causate anche senza armi, perché magari quello è andato quindi col furgone dentro la scuola e ha ammazzato i bambini, oppure è andato col camion sopra sul marciapiede e ha ammazzato la gente. Quindi, comunque, indipendentemente dalle armi, questa è una cosa che fino a un certo punto c'entra con le armi, perché come al solito loro vogliono sempre incolpare
qualcosa che c'entra fino a un certo punto. Secondo me, invece, quello che loro non dicono è che la causa di tutte queste cose qui è, come al solito, questa situazione ormai oscena che c'è nelle famiglie odierne. Quindi già se solo sentiamo questo ragazzo che è cresciuto, il padre non l'ha mai visto, la mamma tossicodipendente che è incarcerata, quindi tutte le altre cose sono conseguenze, chiaramente, perché quando uno poi si trova a crescere in questi ambienti dove non hai figure di riferimento, non hai affetto, non hai, magari sei rifiutato, eccetera, eccetera, è il minimo che ti possa capitare questo. Solo che il mainstream questa cosa non la dirà mai, perché sennò va a contraddire se stesso, visto che ci sta sfracellando le scatole da decenni ormai con questa storia della famiglia liquida, dei legami liquidi, ci sta sfracellando le scatole dicendoci che la famiglia è inutile, che il padre non serve a niente, che tu puoi crescere anche con due uomini e un gatto, tanto è uguale, che tu puoi crescere anche in mezzo alla foresta, anche tanto è uguale, che la mamma e il papà non servono a niente, che tutte queste solite cose, no? Di propaganda, ovviamente. Quindi loro non diranno mai che la causa vera in realtà è questa qui. Cioè, la situazione familiare disastrosa di questo ragazzo, che quindi ovviamente si è trovato ad essere completamente spaesato, a vivere un'infanzia e un'adolescenza chiaramente terribili, sicuramente terribili, senza riferimenti, senza affetti, senza certezze, perché è un bambino, come dovremmo sapere, non è che ha solo bisogno dell'amore, love is love, non è solo questo che ci vuole, ma ci vogliono dei riferimenti molto forti, ci vogliono delle figure ben precise, ci vogliono delle guide stabili, come dire, ben delineate. Non è vero che basta questa cosa liquida fatta così improvvisata, non è vera questa cosa, non è assolutamente vera. Infatti i risultati sono questi qua. Oggi praticamente i ragazzi, i bambini che comunque diciamo sono disastrati, sono tantissimi, sono quasi la maggior parte. Mentre un tempo quando questa odiosa famiglia patriarcale era ancora presente, quindi c'erano le mamme che seguivano i figli, c'erano i padri che facevano i padri, era tutto abbastanza, diciamo, come dire, stabile, tutto abbastanza definito, ok? Questi svitati erano molto, molto più rari, era molto più raro trovare questi svitati. Adesso invece gli svitati sono all'ordine del giorno praticamente, se ci fate caso, gli svitati sono chi più chi meno, ma ormai c'è una pletora di ragazzi completamente sbandati perché crescono soli, perché non hanno punti di riferimento, perché praticamente stanno sempre non si sa con chi, non si sa fare cosa, sempre sbattuti da qualche parte, sempre come dire, sempre così allo stato brado, insomma. E guarda caso, stanno aumentando tantissimo questi fenomeni. Adesso tutti i ragazzi sono gender fluid, tutti i ragazzi vanno col pantalone rosa, tutti i ragazzi sono completamente asserviti a tutto ciò che sentono in televisione, per esempio. Non hanno spirito critico, non hanno. Insomma, se ci fate caso, le nuove generazioni più si va avanti, più sono ramolliti, sono ricattabili, sono influenzabili, proprio perché non c'è nessuno poi in casa a stabilire un po', diciamo, di ordine, di priorità, di niente. Quindi, alla fine, il disastro praticamente è stato fatto ampiamente, secondo me. Chiaramente il mainstream non ci dirà mai queste cose, perché sennò va a crollare tutto il castello di convinzioni, no? Vanno a crollare tutte queste idee stupide con cui ci stanno sfracellando le scatole da decenni, per cui la causa sono le armi, ok? Quindi questo qui, secondo loro, se non aveva accesso alle armi non faceva niente, ma non è vero, ma questa è una balla, perché
Innanzitutto lui se le poteva procurare le armi, come fanno tante persone. Se anche avesse voluto fare una cosa simile, se la sarebbe procurata l'arma, perché le armi sappiamo benissimo tutti che si possono procurare anche nei posti in cui non sono legali, ok? Così come la gente si procura la droga che non è legale, quindi io mi posso procurare quello che voglio in modo legale o non legale. E seconda opzione, se anche lui non si poteva procurare l'arma, la strage la faceva in un altro modo. Si costruiva un bel, come dire, qualcosa con qualche esplosivo, qualcosa se la inventava. Gli sarebbe bastata una bella bombola di gas, incendiava una ben bella bombola di gas e faceva una strage ancora più grossa. Quindi il problema non sono le armi, signori cari, non sono le armi in sé. Perché io se voglio far saltare uno scuola in aria lo posso anche fare senza armi, lo sappiamo tutti quanti, penso. Non c'è bisogno di procurarmi il fucile, cioè, basta comunque fare anche in altri modi. Oppure mi prendo la macchina e mi schianto dentro la scuola, non lo so. Che poi io leggevo anche un'altra cosa, queste scuole ormai hanno i detector per le armi, un po' come stanno negli aeroporti pure, no? Che se io ho un'arma o qualcosa di, non so, di metallico, di simile nella tasca, io dovrei essere subito rilevata. Adesso non so come sia possibile che questo, boh, non lo so, però voglio dire, in ogni caso, soffermarci sulle armi è come al solito, il contentino che ci danno tanto per raccontarci qualcosa, ma il problema non sono le armi. Non sono le armi, perché questo qua poteva benissimamente fare anzi, poteva fare ancora peggio, ancora di più poteva fare, gli sarebbe bastato una bella bombola di gas, incendiarla e uccideva, altro che 19, le uccideva proprio tutti, faceva proprio saltare la scuola in aria, quindi non è quello il punto. Il punto è il disagio che c'è alla base, e il disagio che c'è alla base purtroppo è sempre la famiglia che ormai proprio... Pietosa, pietosa in tutto e per tutto ormai. Alla base di questo, alla base ancora di più, ci sono questi rapporti liquidi così propagandati. La mamma di questo è la tossicodipendente, che magari ha avuto sto figlio, chissà, da ubriaca, dello scantinato, del locale, beh, sempre solite cose, no? Quindi suo padre non sa manco chi è, molto probabilmente. Quindi una casa con una totale assenza del padre, una totale assenza di figura maschile, ok? Molto grave anche questo. Quindi gente che chiaramente fa i figli così perché non sa neanche come, dove e quando. E quindi le conseguenze poi chiaramente sono queste, non c'è niente da fare. Cioè, è inutile guardare sempre, come si dice, guardare il dito e non la luna, perché alla fine i problemi sono sempre questi qua. Alla base c'è sempre questo disastro familiare. Ci sono sempre disastri familiari dietro queste cose qui. C'è poco da fare. Cioè, non è un caso che questo qui abbia questa famiglia disastrata alle spalle. Non è proprio assolutamente un caso. Io dico che questa qui è proprio la causa scatenante, secondo me. Quindi loro continueranno a soffermarsi sulle armi, ma secondo me le armi, anche in posti dove non si vendono le armi, le stragi succedono. Adesso io non vorrei che questo fosse stato l'ennesimo pretesto, perché questi qua loro molto spesso usano il pretesto per arrivare a qualche altra cosa, ok? Cioè loro vogliono arrivare a uno scopo, usano il pretesto, l'emergenza, il pericolo per dire che poi per raggiungere lo scopo. Quindi non vorrei che adesso questi qua si erano messi in testa magari di eliminare le armi. Gli americani sono abituati ad avere armi, loro come difesa hanno le armi, loro se sempre hanno il, come si chiama, secondo emendamento, come si chiama lì? O quinto emendamento, non mi ricordo. Comunque, praticamente loro come difesa hanno le armi. Adesso, questo Biden, che comunque è sempre un leftist, non c'è niente da fare, evidentemente lui si era messo in testa di eliminare le armi, a questi, insomma, di togliere le armi ai cittadini per difesa. Quindi è successa questa cosa,
Ripeto, io non so come questo sia potuto entrare nella scuola con tutti i detector che ci sono, non lo so. È come se io adesso prendo un fucile e vado all'aeroporto, ma subito mi dovrebbero, immagino, subito mi dovrebbero intercettare, perché a me è capitato, cioè sempre mi capita che io quando passo sotto a quel coso lì del controllo, subito sono all'allarme, basta che ho una collanina, subito. Subito suona l'allarme, quindi non vedo come sia possibile che cioè, questo allarme non è suonato, che questo è il Kalashnikov, non lo so com'è possibile. Comunque, va bene, prendiamola per buona questa cosa qui. Quindi magari questo qui per miracolo è entrato là dentro, però non lo so, un po' di il dubbio mi viene perché diciamo effettivamente questa cosa che lui sia potuto entrare senza proprio problemi, non lo so. Va bene, va bene. Comunque, ognuno si fa la sua idea. Comunque, la mia interpretazione l'ho data. E ripeto, l'altra interpretazione è che comunque, cioè l'altra cosa che mi fa pensare è che questo sia potuto entrare in una scuola elementare con un fucile, una pistola, non so che aveva, comunque con quest'arma, con la mitragliatrice, senza che proprio nessuno se ne sia accorto. Proprio lui è entrato tranquillamente, che in una scuola è difficile anche entrare. Così, normalmente mi sembra che, cioè, non è un ufficio postale dove tu entri e balli, le scuole sono chiuse generalmente. Quando ci sono gli alunni dentro, la scuola non è che hai le porte aperte, tu entri, fai quello che vuoi. No. Generalmente alla porta c'è qualcuno, insomma, che ti controlla, non è che ti fa entrare nella classe così. Poi, men che meno in America, dove appunto hanno questa faccenda qui delle armi, dove hanno i detector e tutto quanto. Io non so come sia possibile che questo. Vabbè. Va bene, comunque non fa niente, io i miei commenti lasciamo ripetere, comunque rifletteteci, rifletteteci.